Benvenuti nella nuova puntata di Change, la serie interattiva che ha come scopo quello di ispirarvi a cambiare il mondo. Come promesso, gli episodi saranno più corti e divisi in Change Heroes e Change Ideas. Indovinate un po', oggi parleremo di quel birichino di Matteo Bruno, alias Cane Secco. C'è chi lo conosce come Cane Secco, chi come Matteo Bruno. Fatto sta che quando si parla di lui, si parla di uno youtuber dalla creatività impareggiabile. È diventato famoso 7 anni fa grazie a un video in cui criticava, in modo parodistico, quei gruppi che iniziavano con tutti quelli che, totalizzando più di 2 milioni di visualizzazioni. Ha iniziato a fare video da piccolissimo, sperimentando come poteva tutte queste nuove forme di comunicazione. Sul suo canale si trova di tutto, da video interattivi ai video musicali. Ma cosa c'entra tutto questo col cambiare il mondo, vi starete chiedendo voi? Perché Danny ha voluto parlare di Matteo nel progetto Change? Ragazzi, il mondo si cambia in tanti modi, ma alla base di tutto sta nelle idee che col tempo vengono tradotte in azioni. Ho deciso quindi di mostrarvi 5 capolavori di Matteo che vi faranno riflettere. Tutti i link di questo video li trovate nella descrizione del video o nelle schede che appariranno man mano. Siete pronti? Via! 1. Giocare a biliardino con chi aspetta l'autobus. Questo è al momento il suo video più recente. In pratica, assieme alla Slim Dogs, Matteo ha portato in giro per le strade di Roma un biliardino per tenere compagnia alle persone che aspettano invano l'autobus. Piccole azioni che cambiano la giornata intera. 2. 10 anni su YouTube. Come dice il titolo stesso, Matteo l'ha girato in occasione del suo 10° anno su YouTube. Dirvi che è stupendo è poco, ma vi invito ad ascoltare attentamente la riflessione che lancia al minuto 2.26. Capirete da soli il perché. 3. Mi hanno rubato la telecamera. Dopo che gli hanno fregato il motorino, qualcuno ha deciso bene di togliere a Matteo uno dei suoi oggetti più importanti. Quello che però Matteo dice nel video è ben lontano dall'odio verso il ladro e sono certo che vi lascerà di stucco. 4. Le 4 fasi della creatività. È uno dei video più belli e profondi che abbia mai realizzato ed è in collaborazione con Netflix. Attraverso 4 fasi, Matteo spiega che cosa significa la parola creatività e in che modo può cambiare le vostre vite. E poi c'è pure un giovane Claudio Di Biagio che non potete perdervi. 5. La tecnologia mi uccide. Skype. L'ultimo video di cui voglio parlarvi è molto particolare. Con la solita ironia e forza comunicativa, Matteo mostra uno scorcio di vita di una coppia che finalmente attraverso Skype riesce a parlarsi. Vi basterà guardarlo per confermare che è uno dei messaggi più belli mai lanciati su YouTube Italia. I link per vedere questi fantastici video sono tutti nella descrizione e potete trovarli anche cliccando sulle schede. Non perdetevi la puntata di mercoledì dove vi mostrerò nuovi metodi per cambiare le cose. Se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di condividerlo e ricordatevi che il mondo può cambiare e dipende solo da noi.